nuovo vlog. Lunedì, finita la giornata lavorativa e noi stiamo andando a casita. Noi, io e il mio cervello. Come state? Spero tutto bene. Qua c'è una bellissima giornata, è arrivata la primavera. Nel mio giardino sta fiorendo la magnolia e il mandorlo e io già comincio a patire. Oggi per la prima volta ho provato la protezione solare della L'Oreal e devo dire che come primo impatto, oggi è la prima giornata quindi continuerò a testarlo, mi è piaciuto da matti la texture, l'assorbibilità e soprattutto il finish. C'è un tizio adesso mi prenderà per matta col monopattino. Giustamente è guardato e dice: ma sta qua che cosa fa? Texture ultra leggera, si assorbe subito, quindi mi ha sorpreso davvero. Ora me ne torno a casita, solite scale, e ci aggiorniamo. Eccoci tornati a casita, ci siamo cambiati. Il lunedì è sempre un lunedì. Ho dovuto sciogliermi la coda perché mi fa venire il mal di testa, cioè ho una massa di capelli che non sono più abituata a portare la coda per tanto tempo. Ero abituata bene con i capelli corti, che adesso mi fa male la capoccia ogni 2x3. Sarà la primavera, sarà chissà che cosa, scusate, ma nel frattempo devo anche svuotare la lavastoviglie e sistemare tutto il casino. Ditemi che anche voi al mattino lasciate tutto in giro quando fate colazione, perché qua tutte le volte sembra che è esplosa una bomba e nulla. La giornata è andata, almeno quella lavorativa. Ora mi bevo il caffè, mi sistemo la lavastoviglie, sistemo la cucina dove ho lasciato un casino della colazione. Si vede che sono stanca, ma perché ultimamente dormo veramente male, soprattutto nel weekend. Poi con questo pseudo cambio stagionale si è ripresentata la gastrite, quindi certo non è che io l'aiuto, perché poi questo weekend ho mangiato cose fuori dalla mia comfort zone. Infatti ho il ciocco qua, è una vita che non mi veniva un brufolo in fronte, e quando lo vedo, quelle poche volte che mi viene, mi fa inversare proprio in fronte, mi fa inversare. C'è stato un periodo quando ero adolescente, mi veniva sempre qua, sembravo sempre la non cinesina, ma dai che ce l'ho sulla punta della lingua, dai Kate che ce la fai. Indiana, vedete che il caffè risolve tutto. Poi ho sto mal di gola continuo, non ce la faccio più, con questi sbalzi termici. Infatti sento un prurito qua, nella mia solita zona X. Meno male che un po' con la skincare riesco ad aiutarmi, perché quello che mi porto dall'inverno alla fine mi serve anche in primavera, non la cambio direttamente perché tanto la pelle si secca sempre. E nulla, giornata così, loffa come la chiamo io, perché il lunedì è sempre loffo. Oggi non sono neanche polemica, sono tranquilla, scazzata, se si può dire. Vi dicevo che c'ho sulla protezione solare della L'Oreal. È vero che stamattina mi sono truccata con il mio solito fondo di Chanel, ho messo anche il blush e la terra, però siamo a fine giornata come vedete, e comunque non mi ha fatto, eccolo là, non mi ha fatto lucidare. Qua invece ho sempre il mio capillare. È particolare, è strana come protezione solare, perché non sembra di mettere una protezione solare ma una crema con un finish asciutto, anche perché stamattina ero in ritardo, ero bella rinco, ho messo, fatto la mia skin care, ho lavato i denti, messo la crema eccetera, poi ho messo la protezione solare e subito dopo mi sono truccata, quindi non è che le ho dato il tempo di asciugare, di settarsi, assestarsi eccetera.
Non ho mai fatto né birulini né niente, anzi, secondo me è anche un'ottima base per il make-up, però ecco, la dovrò ancora testare. Ovviamente qua c'è il segno degli occhiali. Non so da voi, ma qui hanno cominciato a fiorire già gli alberi e io comincio già a patire l'allergia, ma vabbè. Non lamentiamoci perché finché la salute c'è, anche se quest'inverno sembra proprio un incubo, cioè guarisci da raffreddore e torni a raffreddarti, però dai, teniamo botta, insomma. Mi viene male, devo sistemare tutto. Mannaggia, ma è che lascio tutto in giro al mattino. Dovrei fare come quelle persone che si svegliano molto molto presto e quando mangiano mettono via tutto. Ecco, dovrei fare così. Invece no, a me piace dormire e a me poi piace fare tutto 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 di corsa. Per fortuna i miei gatti invece sono super super attivi. Metto a posto le cosine e ci aggiorniamo durante questa settimana perché stranamente mi sono messa a vloggare di lunedì, oggi è lunedì, tra l'altro è la settimana della festa delle donne, quindi già cominciano queste rotture di bols con le mimose e forse sono l'unica donna a cui non piacciono gioielli. Fiori, fiori vivi, io li detesto perché a me piace vederli ma nei campi, ma in casa tenere mi dà proprio l'idea di cimitero. E attendo con ansia la fioritura dei tulipani per vederli proprio perché io amo i tulipani. Però le mimose io non le tollero, non perché siano brutte, sono bellissimi fiori, ma il fatto che qualcuno li tolga dal suo habitat per una festa, per regalare, starli a marcire, mi dà molto molto fastidio. È un po' un discorso per tutti i fiori. Sì, sono antiromanticismo. Quando qualcuno vuole fare colpo su di me, non mi deve regalare assolutamente i fiori. No, un buono da Sephora, quello sì. E buongiorno, nuovo giorno, nuovo spezzettone di vlog. Oggi ne approfitto per farmi vedere perché oggi è la festa della donna, quindi tanti auguri belle donne, anche chi donna non lo è perché non è nata nel corpo giusto. Auguri a tutte, tutte le donne, mamme, figlie, nonne, tutte. Anche se voi questo vlog lo vedrete la prossima settimana, la festa della donna sarà già passata, però è importante festeggiare non tanto la donna in sé, ma la libertà che abbiamo acquisito, la forza che abbiamo e in parte siamo il motore proprio, di questa società, di questa vita, di tutto, come anche gli uomini, ma le donne devo dire che nell'ultimo periodo negli ultimi anni si sono conquistate una posizione forte, anche se siamo ancora molto molto indietro rispetto agli altri paesi, però abbiamo già fatto un passetto in più. Appargo dopo il lavoro, perché mi devo lavare i capelli, devo fare l'impacco pre-shampoo e intanto passo appunto a salutarmi. Non ho moltissimo da dirvi, però mi faceva piacere, grazie perché mi sopportate, sopportate. Mi seguite nei vlog, mi fa piacere che vi piacciono i spezzettoni della mia vita. È vero che io non faccio una movida, quindi più di tanto non vi posso portare in giro, però diciamo che vedete un lato di me più umano, più stanco, più spettinato, più scazzato, più polemico rispetto magari ai video dove io sono concentrata su un argomento e basta. Oggi, pur non amando le mimose, io non amo i fiori, ragazza, perché mi sanno molto da cimitero. Mi hanno regalato un sacco di mimose al lavoro. Non vi dico la mia allergia, cioè a momenti morivo. Infatti mi è scesa giù la voce e continuo a starnutire. Cioè, una roba pazzesca, però dai, le ho lasciate un pochino al lavoro così fanno un po' di colore, me ne sono portata a casa una, anche se io non amo i fiori, non amo particolarmente neanche le mimose, mi piacciono i fiori nel loro habitat, insomma. Ecco, forse il fiore preferito, vabbè, oltre al gelsomino, è sicuramente il tulipano, che a me dispiace tantissimo, proprio portarlo via. Mi piace ammirarlo nella sua bellezza quando è vivo, quando cresce, non quando devo mantenerlo in vita io, anche perché io sono un pollice nero. Pensate che qualche anno fa mi è morta pure un'aloe, cioè l'aloe non ci vuole un genio mantenere l'aloe viva, no.
Comunque sì, siamo nell'altro bagno, nella lavanderia. Mi vado a fare l'impacco per shampoo solo sulle lunghezze con un balsamo perché oggi è mercoledì e io di mercoledì faccio un impacco veloce, poi mi lavoro i capelli tra un'oretta e via. E faccio con questo Elder Shoulders Balsamo Idratazione Profonda con olio di cocco. In realtà è un balsamo che si può utilizzare anche sulla cute proprio quando utilizzate il balsamo. E nulla, vado ad applicarlo sui capelli, ho una buona profumazione di cocco. Perché faccio questo lavoro qua? Perché così quando poi vado a lavare i capelli, almeno ho i capelli districati, perché come vi ho già fatto vedere, ne ho tanti e si annodano un sacco. Quindi mi scoccio poi pettinarmi sotto la doccia perché poi riempio la doccia di capelli, almeno in questa maniera i capelli sono un po' più condizionati e disciplinati e ci metto poco a districarli, anche se io vi dico la verità, odio lavare i capelli sotto la doccia perché mi si infilano i capelli dappertutto, ma dappertutto che odio, dappertutto. Preferisco lavarli qua nel lavandino che ho sotto, che è un lavandino da lavanderia, quindi un lavandino molto ampio dove si può lavare anche le cose a mano per intenderci. E preferisco lavarli qui perché riesco bene ad amalgamare lo shampoo, non mi innervosisco, riesco soprattutto molto bene a sciacquare i capelli, cosa che io sotto la doccia non so voi, ma non riesco mai a sciacquarli bene. Infatti, quando li lavo sotto la doccia, lo shampoo, magari lo stesso shampoo, non ha la stessa durata quando li lavo qua e quando li lavo là. E quindi riesco a sciacquarli bene. Insomma, preferisco di gran lunga il lavandino. Proprio mi trovo comoda. Ok, vedete, cioè si impiastricciano, si annodano anche solo mettendo il balsamo. Io ne metto tanto perché capelli. Voi come state? Spero che avete passato bene questa giornata. Io, come sempre, faccio una settimana tour de force, allenamenti, cavoli, sono Wonder Woman. La settimana dopo sono un pedalo rottame, rotto da rottamare, perché oggi, per esempio, questa settimana non ho ancora fatto niente perché mi fa male il ginocchio. Infatti devo andare a fare una lastra, però prima devo andare dal medico e farmela prescrivere, vabbè. Un bel po' di cose da fare per vedere come mai c'è questo nervo che mi dà fastidio, perché non è l'osso del ginocchio, ma proprio dietro. Speriamo che non mi fosse creata una sacca di liquidi, insomma, da tirare via. Ok, applicato. Vedete che comunque i capelli qua ce ne sono. Adesso poi fado, oggi non so parlare, poi vado a farmi la codina, li tengo in posa un'oretta, il tempo che mi va, poi vado a farmi la doccia e mi lavo i capelli, cavoli. Io solitamente faccio lo shampoo appunto mercoledì e poi sabato. Sabato sì, perché a me piace stare nel weekend con i capelli puliti. E nulla, io vi mando un grandissimo abbraccio, spero che voi tutti stiate bene, che siate soddisfatti della vostra vita e se non lo siete, cercate di non dare la colpa alle cose esterne che vi circondano, perché non è la colpa di ciò che vi circonda, è la colpa di come voi vedete le cose in primis e soprattutto è la colpa della vostra pigrizia quando non avete il coraggio di cambiare le cose, dare una svolta. Di fare un esame su se stessi e capire dov'è che sbaglio, cos'è che faccio, perché siamo umani e sbagliamo tutti, anche se in questo momento pensiamo di fare la cosa giusta, probabilmente non è giusta se la nostra vita è insoddisfacente. Quindi mi raccomando, mai mollare, sempre avanti, sempre con grinta e vedete che le cose si sistemano se si prende in tempo il problema. Vado e ci aggiorniamo. Buongiorno, buon giovedì. Io ho preso l'ombrello anche perché il tempo non si sa cosa vuole. È mattina, anche stamattina mi faccio vedere di mattina. Ieri sera poi sono
sono crollata ultimamente, ho qualche disturbo di pancina e quindi vabbè. Volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno commentato il vlog capendo quello che io in realtà volevo dire senza travisare le parole, perché la cattiveria c'è sempre qualcuno che capisce quello che vuole capire, quello che conviene. Ora vado a lavorare, buona giornata. In ogni caso, basta pesantezze, anche se pesantezze non sono, perché volevate i vlog e i vlog sono fatti di vita reale, di riflessione reale e di cavole reali. Se no stiamo qui a pettinare le bambole e parlare del niente. Non posso mica parlare del beauty nel vlog, no? Nel frattempo vedete sempre pezzettini di me vestita diversa, nelle location diverse, perché insomma sono dei spezzettoni della giornata praticamente. Ora ho finito il mio solito viale dove torno a prendere la mia corriera. Quindi chiudiamo questo discorso e andiamo avanti e parliamo d'altro. Oggi non penso di fare qualcosa perché mi fa ancora male il ginocchio, ma essendo una testa matta non si sa. E nulla, ci aggiorniamo. Hola amiche e amici, la faccio di una che ha appena concluso la settimana lavorativa. Scusatevi, volevo spostare ma vi ho sgangherati completamente. Oggi è venerdì, stamattina non sono passata a salutarvi perché tanto non avevo niente da raccontarvi. Cosa faccio? Mille clip, buongiorno, buongiorno, cioè capelli pazzi, sì, ok. Oggi è venerdì, quindi finalmente si è conclusa la settimana lavorativa, stranamente si è conclusa bene. Non sono né arrabbiata né inversa né niente, quindi è stata una settimana positiva tutto sommato. E quindi ho detto passo dalle ragazze per un salutino. Come sapete, ogni venerdì è la giornata, il pomeriggio delle pulizie, ma stavolta mi sono fatta furba. Significa che mi sono portata avanti durante la settimana e soprattutto anche ieri. Quindi mi resta solo dare una pulita al bagno, passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti. Quindi sono già più rilassata e più contenta, forse per questo la settimana si è conclusa bene. Nel frattempo i miei gatti stanno litigano in bagno e mi hanno aperto il rubinetto. Per fortuna io quando vado al lavoro chiudo sia la cucina che i bagni, così non capitano questi incidenti, perché loro non camminano, non zampettano, loro volano con la delicatezza di un elefante, anche se sono quelle piccoline che fanno più disastri, mi aprono i rubinetti, quindi per precauzione chiudo sempre. Comunque, tanto che ci sono, vi faccio vedere quello che mi è arrivato da Privaglia, perché avevo raccontato nell'altro vlog che avevo fatto un ordine di skincare coreana e Natura Siberica, che però vengono spediti separatamente. Quello di Natura Siberica è stato un sederone per me, perché veramente ho speso niente con quel fantomatico buono da 100 euro che non so dove è arrivato. E oggi è arrivata la skincare coreana, anche se era prevista per il 16, arriva sempre prima. Allora, partiamo dalle full size. Ho preso questo tonico molto particolare, sapete che sono in fissa con tutto, con i tonici soprattutto, ma anche con i prodotti marini, mi affascinano tantissimo, anche se ragazzi, allora, adesso poi parliamo del beauty, però devo dire che questa settimana è stata positiva. Però sono parecchio parecchio sconcertata perché continuo a vedere su Instagram dei documentari, non documentari perché sono di 20 secondi, però dell'evoluzione del cibo nel mondo, beh, a parte la farina degli insetti, ok, ma anche della carne stampata, delle uova, che inizialmente ero un po' interdetta, sono tuttora interdetta, però guardando quei tipi di reel ti saltano fuori anche gli altri dove si parla di cibo. E ragazzi, io ieri sera mi sono presa malissimo perché in Cina addirittura esiste un hotel di maialini, cioè nel senso di un allevamento intensivo di maiale, addirittura hanno creato un hotel per la eccessiva richiesta di cibo, e c'erano le condizioni
che veramente mi hanno fatto pensare. E poi ho visto anche il famosissimo video del pollo e dei pulcini e questo ragazzo che ne parla, che spesso viene censurato, ha ragione, perché se i macelli avessero le mura trasparenti, diventeremmo tutti vegani o vegetariani. E sinceramente io sono rimasta particolarmente colpita da questa cosa, perché per esempio vi dico questa, che è una roba abbastanza pesante. Hanno fatto vedere dove allevano le galline, dicono sì, allevate a terra, però sono tutte ammassate e si cibano anche dei suoi simili quando non ce la fanno. E noi poi magari mangiamo il pollo, mangiamo le uova, c'è una cosa detta così alla Carlona, l'ho spiegato per non traumatizzarvi troppo, mi ha veramente fatto riflettere, oh, che belle braccine, e mi ha veramente schifato pensare proprio al cibo, alla carne. Certo, lui non ha detto che dovete diventare vegani, però aveva detto di essere consapevoli dove si va ad acquistare il cibo. Io devo dire che sono un caso a parte perché sono estremamente viziata. Qualche volta acquisto dei prodotti al supermercato, tipo la tartare, cose che non riesco a fare in casa, però per esempio la carne io la prendo qui perché non perché qui ci sia un allevamento intensivo, eccetera, c'è un allevamento, ma con i propri tempi, cioè veramente le mucche stanno fuori, tu puoi andare, puoi vedere come vengono allevati questi animali, come vengono allevati gli animali, i maiali, eccetera. Tu fai la tua ordinazione di carne e quando è il momento, loro ti chiamano, tu puoi andare a prendere, quindi vanno a richiesta e soprattutto seguono i tempi giusti dell'allevamento giusto dell'animale. Quindi io da un lato sono tutelata perché presso a poco so cosa acquisto, cosa vado a mangiare. Lo stesso discorso vale per la frutta, perché io abito in un posto dove c'è tantissima agricoltura locale. E quindi io so dove vado ad acquistare, per esempio anche una mia amica che produce frutta, verdura, non so come si chiama, insomma, e prendo sempre le cose di stagione, cerco, e anche le uova, lei ha le galline e ha proprio le galline in giro, cioè voi andate a trovarla e vedete le galline in giro, che mangiano, fanno, eccetera, eccetera. Quindi io cerco di sì, non rinunciare alle cose che mi piacciono, come per esempio la carne, perché io sono carnivora ma anche molto viziata, però cerco di. Cioè, non è un video contro il supermercato, però veramente quando vedi certi documentari, video, ti rendi conto che questo mondo sta andando a puttane. Cioè, veramente il nostro ecosistema, tutto, tutto sta diventando molto sbagliato, intensivo e io sono molto sensibile agli animali più che alle persone. Quando ho visto quei video ci sono rimasta veramente male, cioè mi sta anche barillando un pensiero di diventare mezza vegana, per dire, perché le nostre scelte sono veramente importanti. È vero, la mia scelta magari non cambierà il mondo, pian pianino le persone si sveglieranno e magari in un futuro molto molto lontano qualcosa cambierà, però per titolo informativo, secondo me tutti dobbiamo vedere questi allevamenti, cosa mangiamo, in che condizioni vivono, eccetera. È una cosa veramente impressionante. Tommaso, tu invece sei allevato bene, Torello. Tornando invece al beauty, comunque scusate per questo sproloquio, però io sono rimasta male, lo so che voi guardate i miei video per rilassarvi, niente pesantezza, però parliamo, i vlog sono i pezzi di vita reale, quindi io vi riporto quello che i miei pensieri, quello che mi capita, quello che mi turba, perché questa cosa mi ha turbato molto. Comunque, torniamo al beauty, Kate, sì, dai. Ho preso questo tonico perché era particolare, si chiama Ocean Essence Toner, quindi parliamo di oceani, del marchio Clavu The Origin. E perché è particolare? Perché è un tonico con un booster a parte. Praticamente una volta che voi aprite, tra l'altro con l'etichetta molto accattivante, una volta che voi aprite questo tonico che vedete che non è completamente pieno, tra l'altro questo disegnino interno è favoloso, mettete dentro il booster,
Quindi la parte mancante che è qui. È una cosa molto molto interessante che mi ha colpito particolarmente, e quindi questo è il primo prodotto che ho preso. È coltivazione biologica, vegan, ok, non testa sugli animali, insomma penso che sia un prodotto green, sia veg toner. Infatti sono 170 ml di prodotto più 30 ml di booster. Io sono super super curiosa. Poi ho preso un altro tonico al tè nero, un tonico ampoule. Di solito quando trovate queste diciture tonico ampoule significa che è un tonico che può fungere anche da siero. Io l'ho preso al tè nero, appunto super super idratante di Look at Me. Devo dire che stavolta qualcosina io ho trovato di interessante, insomma, per le mie turbe. Trovare italiano, sì. Comunque è un tonico idratante, rimpolpante, riequilibrante. Volevo vedere la quantità, ma 250 ml di prodotto. E poi di Max Clinique, che potete trovare anche su Amazon, ma in realtà questo marchio esiste da una vita, rivenduto anche su Privalia quando ci sono le campagne. Su Amazon ci sono questi detergenti, ma costano 21 euro, e l'ho pagato 12 euro, quindi ho detto aspetta che lo prendo lì. E ho preso Rose Vitamin Brightening Oil Foam alla rosa bulgara e complesso di vitamine, quindi è un detergente che da olio diventa schiuma. Sapete che i coreani ne sanno più di un diavolo, e a me il diavolo è aprire queste confezioni. Quindi è una fase oliosa che poi con l'acqua si trasforma in una mousse. Tutti questi prodotti sono sempre molto pulenti, guardate che spettacolo. Però è un detergente illuminante, 110 grammi, e vi durerà una vita e mezzo. Ripeto, potete trovarlo anche su Amazon, però su campagne coreane trovate i prezzi un po' più dove potete risparmiare. E poi ho preso delle mascherine, poche stavolta. Ho preso queste del marchio Curette alla mela e mango, un set, all'uva, che carine che sono, vabbè, blueberry c'è sempre, mela grano c'è sempre, melanzana adesso che va molto di moda, broccoli va sempre di moda, banana questa non ce l'ho, avocado, anche pomodoro va molto di moda, e soprattutto suppongo che siano fagioli o patata, non so, fagioli. Praticamente ci facciamo un'insalata. E poi ho preso un altro set che suppongo che siano tutti uguali. Adesso faccio un macello. Ok. Parlo prima, no? No. Ok. Di queste maschere che sono 20 e sono al caviale, Real Ampoule Mask al caviale 100% cotone, e sono 20 maschere, non ve le sto ad aprire perché sono tutte uguali. A me il caviale piace tantissimo, non da mangiare ma come attivo. In passato avevo provato una linea che si rivendeva su QVC di Elizabeth Grant al caviale nero, ed era buonissima, e quindi visto le maschere volevo qualcosa di diverso, l'ho preso. E questo è lo shopping che ho fatto io con la campagna coreana, perché altre cose non mi ispiravano, altre cose le ho già provate, insomma volevo qualcosa di nuovo, soprattutto questi. E questi, super curiosa. Ora vado a fare la mascara, vado a pulire casa. Io vi auguro un buon proseguimento e ci aggiorniamo strada facendo. Buongiorno, benvenuti in nuovo vlog. Benvenuti in continuazione del vlog. Oggi siamo in giro a mangiare street food. Dove? Royal Burger, che sarebbe la cucina bosniaca, serba. Mi sbaglio sempre. Ci andava un cibo un po' diverso. Io sono tutta colorata, ma il compagno di giochi è a posto sbornia, quindi un sabato alternativo. Poi abbiamo una persona accanto che ci prende per sciroccati, anzi prendono me per sciroccata, che parlano da solo. Ti posso inquadrare? No, perché?
Comunque, buon sabato, oggi c'è una bellissima giornata. Dicevo, oggi c'è una bellissima giornata, è caduto il telefono, ma nel frattempo sono pronte le nostre patatine. Ora mangiamo e poi facciamo un giretto dai cinesini e l'euro merlin. Eccolo là che arriva. Ah, sì, la maionese, wow, che bontà ragazze. Che non si dica che io non mangio. Vorrei farvi notare la bellezza di questo panino royal. Ti puoi sedere che non ti sto riprendendo. Patatine royal panino, e anche il compare l'ha preso. Mamma mia ragazze, oggi se magna. Io e il mio partner non siamo riusciti a finire il gigantesco panino, era prevedibile, io sono piccolino. Cosa pensavo di fare? Mangiarmelo tutto? Ho avanzato metà, ma me lo porto a casa, lo mangerò stasera. Comunque ottima cucina, ottima mangiata, adesso vedremo se riusciremo a fare qualcos'altro dopo questo pasto. Ah, che bello, sul cemento. Abbiamo ufficialmente terminato di mangiare. Adesso ci facciamo una bella passeggiata digestiva con Coca-Cola. Tu cos'hai? Sprite. La Sprite. No raga, gentilissimi, tutto buonissimo. Ma io cosa pensavo di fare? Manco riesco a finire una pizza, anche se ultimamente la finisco la pizza. Cosa pensavo di fare? Mangiare un panino con dentro verdura, bacon, uova e l'hamburger di manzo con dentro il formaggio, cioè una padella di roba. Panino più grande che altro. Ma che ne sapevo che era veramente grande grande. È tutto? Cosa può essere? Sono 25 euro. È tutto compreso? Io avevo preso le patatine, abbiamo preso due paninazzi giganteschi, una birra, due bibite e una bottiglia d'acqua, 25 euro, cioè si mangia da Dio. Adesso sentiremo baccano perché la gente mangia a quest'ora. Macchina gialla, amore. La cosa bella è che noi non siamo dei spricconi di cibo e quindi abbiamo fatto ovviamente l'asporto. Abbiamo incartato i nostri mezzi panini che due mezzi fanno uno. Boh, non ti riprendo. E adesso ce li portiamo a casa per stasera. Io non riesco a sistemarmi la borsa. Attenzione. Ora dove andiamo? A Fan? No, là. Non ancora. Dove andiamo? Ancora. No. Guarda che ti riprendo, Lui è ancora mezzo sfasato perché ieri hanno fatto una seratina tra maschietti, si sono ubriacati a suon di ciupito. Oggi è praticamente una schifezza e io faccio come le mamme quando tornano i bambini mi riempio di mazzate. Quando tornano i figli ubriachi e il giorno dopo accendono la musica a ballo, cominciano a rompere le palle. Ti ho rotto le palle stamattina. Lui mi porta in giro, lo costringo a portare in giro, così impara che bisogna essere responsabili e non bere così tanto. È vero, sì, che era dietro casa, quindi era anche a piedi. Però non ha picchiato nessuno, grazie al cielo, perché voi dovete sapere che lui c'ha la manina facile che va a braccetto con l'alcol. Una volta ha lanciato la bicicletta sull'albero, vabbè, dettagli, però è una bravissima persona. Ti devi fermare a fare la pipì come i gatti e i cani. Dunque, ma dov'è che andiamo? Ah sì, adesso andiamo dai cinesi. Direttamente dal mio frigorifero. Oggi ho fatto il salto dalla mia amica che vende la frutta e verdura di cui vi ho parlato. Ho preso queste bellissime carotine, i ravanelli che sono di stagione, sedano, limone. Poi ho qua il
radicchio che aveva preso Andrea il Conad, poi ho preso i finocchi, i cipollotti e le erbette e ho preso anche un pezzettino di verza, quindi per questa settimana sono a posto, non avevo fatto svuota la spesa perché ero di fretta. E poi ho preso anche la frutta, ovviamente le arance dirette se le fa portare, ho preso queste un pochino asprine, le bananine per Andrea e queste bellissime bellissime mele, perché lui è quello che mangia la frutta, io invece sono quella che mangia la verdura. E poi per stasera sto vedete appannato perché sta lievitando, che bella io in pigiama, il pane integrale che ho preparato con i semi, noci, cioè semi misti, noci e prugne, per la colazione settimanale al mattino, pane e marmellata. Eccoci qua ragazze, il pane sta cuocendo, manca qualche minuto, non ho la teglia per il pane, mi devo attrezzare, però è quasi pronto, ha un buonissimo profumino e guardate com'è bello, mi piace un sacco. E il panno e le prugne per la colazione, voi fate il pane, fatemelo sapere, guardate che meraviglia. Allora, tornata a casa, sono andata a stendere i vestiti, vi volevo dire che oggi ero pigra e allora ho messo qua dentro in una sacca per la lavatrice con il gancino le mie beauty blender da lavare perché non ne avevo assolutamente voglia e devo dire che sono venute super 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 pulite. Le avevo messe insieme ai polsini da skincare, cioè guardate, pulitissime, zero residuo di fondotinta. Ovviamente adesso sono un po' gonfie perché sono umide, anche se centrifugate, e ho lavato anche i miei polsini e devo dire che sono super soddisfatta, è un ottimo metodo proprio per le pigrone come me. Qua ho il letto disfatto perché ho cambiato le lenzuola, c'è Tommaso che fa l'ispezione. Ho già spruzzato l'igienizzante e cose varie, ho steso una lavatrice, adesso vado a metterle a asciugare direttamente nella loro sacca, così non si disperdono e si asciugano naturalmente. Fantastico questo metodo, si può applicare, cioè si può mettere anche dei pennelli, ho visto che uno lo faceva, ha messo i pennelli dentro con delle spugnette, sono venuti pulitissime. Eccoci ragazze, ci troviamo nel mio bagno, ma c'è un perché. Allora, la prima cosa, ho sistemato il cassetto della vergogna, finalmente, dove ci butto di tutto e di più, qui non trovo mai niente. Ho messo qualche pennello da lavare perché è saltata fuori anche un'altra spugnetta da lavare. Questa, diciamo, che è la mia postazione make-up giornaliera, dove sembra tutto incasinato, ma io trovo tutto. Poi ho comprato questa cesta da Leroy Merlin oggi e ci ho sistemato le mie belle mascherine che utilizzo durante la settimana. E poi ho acquistato un altro pezzo impilabile da mettere qui. Sotto ho messo il balsamo labbra, il burro di karité, sopra i miei detergenti oleosi, tonici, tutto a portata di mano, patch e gel d'aloe. Mi piace, è una sistemazione un pochino maniacale, mi rendo conto. Poi c'è qui il mio solito contenitore dove ci sono i detergenti, i dischetti di cotone e poi ho sistemato qui, vabbè, le mollette le ho sistemate da questo lato in questo modo e queste invece sono sdraiate perché sennò mi rompo le mani. Qui ho lasciato l'acqua micellare e tutte le maschere e scrub, insomma gli esfolianti. E qui troviamo invece le mascherine in crema. Ok, e questi patch per le imperfezioni che non li uso mai. Comunque ho dato una parvenza di ordine nel mio bagno, che devo dire tutto sommato è piccolino, però mi trovo bene nel mio casino. Calcolate che ci sono solo io in questo bagno. Adesso devo andare a lavare il vetro, lo specchio, perché prima ci ho spacciugato e l'ho sbrodolato e noi stiamo a posto. Insomma, qui nel mio armadietto è già tutto sistemato. Io ho la mania delle ceste confezione, infatti qua dentro troviamo tutti i contorno occhi che sto utilizzando, tonici, qua ci sono i sieri e là ci sono le creme. E anche qui è tutto bello 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 in ordine.
E nulla ragazze, io credo di concludere il vlog con questo spezzettone di giornata. Spero di esservi stata comunque di compagnia. Vi mando un bacio e abbraccio. E alla prossima.